Questo progetto di cambiamento pare che passi anche dal fatto di essere un po', tra virgolette, meno ipocriti sul caso Cancellieri e dire con grande trasparenza che a voi non vi convince quello che ha fatto la Cancellieri e che dovrebbe dimettersi, giusto? Giusto, sì, almeno questo è quello che io ho già detto in altre occasioni e che chiaramente dirò stasera al gruppo del Partito Democratico, perché chiaramente lì avremo l'occasione tutti di parlare, di confrontarci, ognuno potrà E questo dire sarà quello che stasera. pensa stasera. Ma la vostra idea qual è? Appoggiare per esempio la mozione Civati sulla sfiducia? Appoggiare 5 Stelle? Farne una Noi vostra? crediamo appunto che le decisioni si prendano insieme. Io quello che dirò per quanto mi riguarda è sicuramente appunto che il ministro Cancelliere deve dimettersi e laddove non dovessero arrivare le dimissioni del ministro Cancellieri, appoggiare la mozione di sfiducia, appunto, che comunque come Partito Democratico, alcuni esponenti del Partito Democratico hanno presentato. Allora, il ministro Cancellieri può decidere di dimettersi, il presidente Letta può decidere di chiedere le dimissioni come ha fatto in passato in altre occasioni con Josefa Idem. Né l'una né l'altro l'hanno fatto ad oggi, quindi non spetta a me dire si deve dimettere. Io posso dire che al suo posto l'avrei fatto, mi sarei dimessa, perché sinceramente c'è un punto grave in tutta questa vicenda, che non è tanto il fatto appunto che sia uscita dal carcere una persona malata, perché per far uscire dal carcere una persona malata basta un medico che accerti in un paese normale se ci sono gli estremi e questo a prescindere dal cognome che c'è sulla carta d'identità, deve valere per tutti, non ci deve essere l'interessamento di un ministro. Il punto grave è che ancora una volta, e si è visto anche nel servizio che avete mandato in onda prima, si è dato l'immagine di un paese in cui la legge non è uguale per tutti, ma ci sono delle corsie preferenziali per gli amici degli amici. Allora io credo davvero che un ministro non debba seguire le vicende di una singola persona o di 100 persone, come ha detto il ministro, ma di tutti. Quindi non deve stare a fare telefonate personali, ma delle leggi giuste che valgano per tutti i cittadini. E davvero credo, come parlamentare, come avvocato, che non dobbiamo più dare la sensazione di un paese in cui funziona la giustizia per chi appunto ha i santi in paradiso, come diceva la professoressa, per chi conosce qualcuno. Anzi, deve funzionare proprio per chi non conosce nessuno. Per cui oggi, dimissioni o non dimissioni, secondo me abbiamo perso un'altra occasione di fronte ai cittadini. Onorevole Di Maio, i 5 Stelle hanno presentato oggi una mozione di sfiducia contro la ministra Boschi. Ci spiega perché? C'è un conflitto di interessi enorme che si è verificato nell'ultimo anno perché il governo con dentro la ministra Boschi ha fatto tre atti, tre decreti di cui magari dopo parleremo, che intervengono sulla banca della famiglia Boschi. Uno dei primi atti addirittura ha fatto schizzare le azioni della Ma perché lei banca dice, scusi, per. della famiglia Boschi? Non Beh, è di perché proprietà il della famiglia padre Boschi, era la banca Etruria. vicepresidente della banca ed era nel CDA, il fratello era manager, la cognata ci lavorava e lei deteneva delle azioni. È una banca di riferimento, forse non solo della famiglia Boschi, perché sarebbe molto interessante andare a vedere coloro che hanno avuto tutti questi fidi e questi prestiti scoperti che l'hanno portata al fallimento, se sono gli stessi che hanno finanziato qualche campagna elettorale del PD o di Matteo Renzi. E per questo noi stiamo facendo denunce, stiamo facendo delle indagini. Paolo Mieli, è fondata questa richiesta di dimissioni contro la ministra Boschi? Guarda, io prendo la lettera quello che ha appena detto l'onorevole Di Maio e dice forse si potrebbe andare a vedere. In più c'è la notizia che avrete presto una commissione parlamentare, credo bicamerale, su questo argomento. Fosse per me avrei aspettato a vedere e poi la mozione di sfiducia l'avrei fatta contro il Presidente del Consiglio, visto che lui parla di un governo che dentro c'è un ministro, il cui papà e lei avrà delle azioni, non so quanto saranno queste azioni. Sono 1557 azioni. Da?
dal valore ce lo stanno... Ma più o meno quanto sì, sarà? Essere... Non conosco il valore preciso della singola azione. Ma parliamo anche perché... di cosa? Di 50.000, 5.000, sì, 500.000? Sì, ovviamente nelle ultime ore, perché noi dobbiamo ricordare, io lo stavo dicendo prima, il governo ha fatto tre atti. Il primo si chiamava Banche Popolari, decreto Banche Popolari, che ha fatto schizzare alle stelle il valore di queste azioni, 65% in più, speculazione per 10 milioni di euro su quella banca, mentre lui era vicepresidente. Lui era vicepresidente. Qui non stiamo parlando del fatto che è la banca di famiglia sol perché il padre era vicepresidente. Qui stiamo dicendo che il governo è intervenuto... È stato vicepresidente per 8 mesi, credo, no? Sì, ma è stato nel CDA dal 2011 e poi, ovviamente, come citavo prima, ci sono altri membri della famiglia, ma non è questo il punto soltanto. Tre interventi del governo che aiutano la banca. Quindi non è che il problema è il padre nella banca, ma il governo della figlia che aiuta quella banca. Vi dicevo, il primo Banche Popolari. Il secondo, quello che ha salvato la banca, si dice, dal fallimento, è la banca, è il decreto che poi ha azzerato i risparmi di 12.000 cittadini italiani per 470 milioni, persone che hanno perso tutti i risparmi. Il terzo decreto legislativo è quello che attua la normativa sul bail-in, addirittura... scuda il padre del ministro Boschi da eventuali azioni di responsabilità degli azionisti e degli obbligazionisti truffati. Perché in quella norma, c'è scritto che adesso per promuovere un'azione di responsabilità coloro che sono stati in questo momento truffati, che sono, gli sono stati azzerati i vari risparmi, devono chiedere il parere a Banca d'Italia. Ora, noi sappiamo che la prima in conflitto di interessi in questo paese è Banca d'Italia, perché in Banca d'Italia ci sono le banche. Non allarghi troppo. Ci sono, no, io non la voglio allungare, allargare. Il concetto è semplice. No, non è semplice per niente, perché lei sta... Mi scusi, onorevole Di Maio, lei sta facendo una serie di... Sono tre atti, decreto salvabanche. No, sì, ma lei fa delle supposizioni. Non perché, sono le supposizioni, queste sono leggi. No, lei mi dice che il papà della Boschi verrebbe scudato dal terzo decreto, dove però interverrebbe la Banca d'Italia. Lei non può sapere come interviene la Banca d'Italia. Certo, però abbiamo sempre detto, e ce ne prendiamo la responsabilità, che la Banca d'Italia è in conflitto di interessi perché, a differenza della banca, per esempio, inglese, è partecipata dalle banche. Ora, lei mi deve dire, se queste persone che hanno perso tutto vogliono fare un'azione di responsabilità, devono chiedere a banchieri se fare un'azione di responsabilità contro un banchiere. Allora... E questi sono atti che intervengono su una banca, su quattro banche, ma intervengono soprattutto i primi due decreti che ho citato, su una banca che non solo è della famiglia Boschi, ma come le dicevo... Non è della famiglia Boschi. Non diciamo però che è della famiglia Boschi. Non è della famiglia Boschi, ma scusi, onorevole Di Maio, dobbiamo essere precisi. Mi scusi, dottoressa Gruber, in qualsiasi paese, se ci fosse stata una normativa sul conflitto di interessi, gli effetti erano due. O il ministro Boschi decadeva da ministro, oppure... avremmo avuto la nullità, avremmo avuto la nullità dell'atto. Anch'io con una normativa sul conflitto di interesse. Allora, secondo me è una cosa, è materia, proprio perché sono interessanti le cose che lei ha appena detto, da commissione d'inchiesta. Non c'è niente di acclarato e niente che porti a un effetto immediato per le norme attualmente vigenti sul sul conflitto di interessi. In più, l'ipotesi anche letterariamente che il fratello che faceva l'impiegato o la fidanzata del fratello, adesso non so bene come fosse, telefonano al ministro e dicono: senti, qui la banca vacilla, intervieni per favore su Renzi e fagli cambiare l'intero Consiglio dei Ministri, come ebeti cambiano e scudano il papà della Boschi. Secondo me è una cosa, guardi, scusi, io penso che non, neanche dal punto di vista della costruzione letteraria sta in piedi. Capito? Se io dovessi scrivere un romanzo su questa base qua, direi no, non funziona. Qui non è che stiamo parlando di evidenze penali, tutte le questioni legate alla giustizia le accerterà la magistratura. Non c'è bisogno neanche di una commissione d'inchiesta, siamo arrivati alla ennesima commissione d'inchiesta sul caso Moro, giusto per dircene una. Ma molto spesso le commissioni qua, no, la commissione d'inchiesta l'ha annunciata il Presidente del Consiglio e se ci sarà noi parteciperemo. Ma qui stiamo parlando di un tema Brunetta che in questo... una sera qua, no, che mi scusi,
entusiasta che diceva l'abbiamo chiesto a noi delle Vabbè, posizioni. Ognuno si prende il merito, io le sto dicendo un'altra cosa, che il conflitto di interessi non è una cosa che rileva penalmente, il conflitto di interessi in questo paese, lei lo sa meglio di me, è un problema irrisolto che fa sì che se sei padre di un ministro ti salvano, se sei padre di nessuno ti mandano Equitalia e magari ti chiudono l'impresa, e non c'è bisogno della telefonata, qui stiamo parlando di una cosa che se normata come in altri paesi europei, delle due l'una, o non ci sarebbe le azioni o non ci sarebbero le persone nella banca o non ci sarebbe il ministro, e il conflitto di interessi, siccome non è mai stato risolto, oggi produce una serie di spese inutili in questo paese, la porto un attimo più in largo, un concetto più generale, in questo paese molto spesso si spendono soldi per fare opere anziché fare soltanto le opere, semplicemente perché bisogna foraggiare coloro che gli hanno finanziato la campagna elettorale o con cui hanno dei legami. Se esistesse una legge sul conflitto di interessi, lo ripeto, non ci troveremo in queste situazioni. E io quello che dico è, la ministra Boschi non ha la nostra fiducia, perché se fa tre decreti, che intervengono, due decreti e un decreto legislativo di quel governo che interviene su quella banca e manda all'aria i risparmi di 12.000 cittadini italiani per salvare la banca, per noi se ne deve andare allora, a casa. Sono, vogliamo io intanto ricordare che sono state Boschi. Salvate quattro capito, banche. Voi cosa avreste fatto al posto del Noi lo abbiamo del chiesto anche tempo fa, al di là dell'emergenza Parliamo specifica. Di quattro banche, no? Noi stiamo parlando di quattro banche che sono arrivate sull'orlo del fallimento, anche perché nel caso di Banca Etruria avevano dato 14 milioni di consulenze ad Amici degli Amici, 187 milioni di euro di fidi a dirigenti della banca, 14 milioni di euro di stipendi, insomma una serie di sprechi che ci vuole anche un'arte per far fallire una banca, credo. Detto questo, per aiutare una banca ci sono tre strade oggi. Una si chiama... Ma mi dica cosa avreste fatto voi per salvare queste quattro banche. Due delle tre strade avremmo percorso. Una si chiama bail-in, se la banca fallisce che partirà i soldi comunque li dal primo gennaio 2016. Vanno sui risparmiatori, infatti se la sono votata loro. Un'altra è... se il fondo interbancario, cioè le banche mettono i soldi e se una banca fallisce l'aiutano le banche, che perché è quello il sistema che faranno bancario. Adesso no. Sì. Terza, il bailout. 100 milioni Terza sono il questi. Bailout, i soldi ce li mettono i cittadini. Allora, ovvero le tasse dello Stato. Se lo Stato interviene in una banca come ibridamente ha fatto qui, perché Cassa Depositi e Prestiti garantisce se le cose vanno male, allora lo Stato deve avere la governance della banca. Non è che noi ci mettiamo i soldi e poi diamo la banca ad altre banche private. Ma scusi, ma questo fondo di 100 milioni, sì. No? Perché sennò facciamo una confusione. Ma questo viene dal fondo interbancario e serve per aiutare i risparmiatori. Questi 100 soldi dei contribuenti, questo fondo di ristoro. Io le stavo dicendo che cosa avremmo potuto fare noi. Noi avremmo percorso. No, prima, lei sta dicendo che sono i soldi dei contribuenti. Le stavo non sono dicendo i soldi quali dei sono le tre sono strade i soldi da percorre. Delle banche. Le stavo dicendo quali sono le tre strade da percorrere. I contribuenti ci mettono soldi in questo salvataggio delle banche, perché lo Stato con Cassa Depositi e Prestiti garantisce se le cose andranno male, cioè se le banche non aumenteranno qualora di qualora ci abbiamo perso miliardi di euro di tasse dei cittadini in passato. Poi c'è il credito d'imposta, cioè il concetto è un po' difficile, però svalutando e dando alle banche la parte buona di queste banche, ci sono delle tasse dei cittadini in credito d'imposta che si spendono. Noi avremmo fatto intervenire, avremmo chiesto di far intervenire il fondo interbancario, che avrebbe salvato le banche con i soldi delle banche. L'Unione Europea ci ha detto di no. Però lo stesso metodo è stato utilizzato per banche tedesche, quindi se noi fossimo stati al governo... Ma questo è stato utilizzato per banche tedesche prima che entrasse in vigore il nuovo regolamento, quindi anche qui non facciamo confusione. No, io non voglio fare confusione. La Germania lo ha fatto con i soldi dei tedeschi, perché erano soldi pubblici della Germania, benissimo, dei tedeschi, allora e l'ha fatto se fin vogliamo, quando era lecito, guardi, in base alle normative europee. Per me non c'è problema, se europee. Vogliamo farlo con l'Italia, i soldi degli italiani. No, l'Italia non si può più fare adesso perché c'è un nuovo regolamento che è stato votato da tutti i paesi membri dell'Unione Europea. D'accordo, poi l'abbiamo votato. L'hanno votato, dottor sì, Mieli, bene, noi ci siamo astenuti dal votare. No, giusto per essere precisi, perché sennò... Però qui non c'è confusione, qui ci sono due concetti. O le banche salvano le banche fallite, o se lo Stato le salva, salva i risparmiatori e governa la banca. Invece qui o si interviene con lo Stato e si regalano alle banche, azzerando è i risparmi e quindi danneggiando le persone. È chiarissimo, no? In questo concetto è chiarissimo. Sì, cosa... è ovvio che non c'entra niente, mi scusi, ma con la vicenda da cui siamo partiti, la vicenda del ministro Boschi, che complica, ritarda. A me, a mio avviso, per quello che ne capisco, ripeto, non conosco il ministro Boschi, so solo di lei quello che leggo sui giornali, ma mi sembra prendere una persona a caso per delle coincidenze familiari
e fare contro di lei un'offensiva politica che è indirizzata contro il Presidente del Consiglio, se no, se fosse stata il ministro. Io le dico con molta franchezza, mi scusi se la interrompo. Comunque le do un attenuante, che lo fate alla Camera dove sicuramente non avrete la maggioranza, mentre al Senato se l'aveste fatto il ministro Boschi avrebbe corso. La mozione di sfiducia noi l'abbiamo presentata al Senato per discuterla il prima possibile, perché alla Camera per discuterla il prima possibile, perché al Senato ci sarà la legge di stabilità e con i tempi non ci stavamo. Però noi dobbiamo chiarire una cosa: se in questo paese. Ma che si vanno a fare poi? Una mozione di sfiducia che è sicuro. Si chiama, che... si chiama parlamentarismo. No, certo. Il Parlamento sfiducia un ministro. No, ma dico, certo, ma siccome non avete i voti. A che serve? Noi a adesso voi? Vogliamo vedere una cosa. Il Partito Democratico è stato il partito che per 20 anni in questo paese ha accusato Berlusconi di conflitti di interesse. Se questa vicenda fosse avvenuta nel governo Berlusconi, il Partito Democratico e molti di quelli che siedono in Parlamento starebbero sulle barricate. Noi adesso vogliamo vedere quanti di quelli là voteranno la mozione di sfiducia. Chiederlo al segretario. Ma non, addirittura per un miracolo, per la prima volta persino la minoranza del PD che si è opposta su tutto, sul caso bene. Boschi ha detto bene, allora sarà un'occasione in più per far capire agli elettori del PD che queste persone fanno due pesi e due misure. Quando si trattava di Berlusconi le dichiarazioni ufficiali, perché può trascinare una vicenda parlamentare, ripeto. No, dottor Mieli, il problema in Italia è proprio il contrario, che a livello, si fa ormai tutto a livello mediatico e in Parlamento non si fa niente più. Ricordiamoci che la sede della democrazia sono le istituzioni e il modo per chiedere le dimissioni di un ministro e vedere chi parla e chi fa i fatti è la mozione di sfiducia che si porta alla prova dei voti. Poi lei può non essere d'accordo, no, può pensare questo, che non esista il conflitto di interessi. Ma mi per spiega me, una cosa, una, ma perché una non lo fate ogni settimana allora di chiedere... Tanto per detto... Ma perché non si può presentare sempre, ci sono dei regolamenti alla Camera. Beh, vabbè, c'è bisogno ma, di condivisione. Ma appena un attimo, glieli segnalo io, appena c'è un attimo, una cosa discutibile... Ma lei si ricorda tutte le volte che abbiamo presentato mozioni, per esempio anche su Lupi, noi annunciamo la mozione di sfiducia e poi lui si dimise prima della mozione di sfiducia. Ci sono... Lei pensa che la ministra Boschi si dimetterà prima della presentazione della vostra mozione? Io me lo auguro, perché questo era mozione. Il governo che all'inizio del suo mandato, anche se non è passato per nessun voto popolare, aveva affermato risolveremo il problema del conflitto di interessi in 100 giorni, quindi anche loro lo sanno. E quando, la cosa che non si sta dicendo, quando si sono votati questi provvedimenti per Banca Etruria, la ministra Boschi si è allontanata, non è si è alzata e uscita quindi dalla lei stessa sala del governo. Ammette il conflitto di interessi non presentandosi al Consiglio dei Ministri, ma non basta, perché il governo è abitato da lei. Allora, io adesso devo andare in pubblicità. Paolo Mieli, Mucchetti dice oggi che il padre della Boschi dovrebbe dare qualche spiegazione per aiutare la figlia. Sei d'accordo? Lei è d'accordo? Anche la madre, quasi quasi, o la zia, ma senti. Questa storia di Maria Elena Boschi è una storia eccessivamente gonfiata, un'offensiva molto sgradevole su una ministra che fino a prova contraria è stata brava, ripeto, io non la conosco, non ne so nulla, so quello che leggo sui giornali e spero che finisca al più presto nell'unica maniera. Dopodiché tutto il capitolo aperto dall'onorevole Di Maio, quello sì che è interessante, sulle banche, lo si affronti, giudico tutta questa cosa una che ha un che disgradevole, mi sembra che andate a chiedere al padre. Mi dispiace perché qui le responsabilità dovrebbe, politiche dovrebbe a me delle spiegazioni il padre della Boschi. No, pensa qui che l'unico punto... che ci deve delle spiegazioni come Parlamento, io parlo anche da vicepresidente della Camera, la procedura è che i gruppi parlamentari possono chiedere una mozione di sfiducia in modo tale che il ministro venga a riferire anche in aula in base alla in conseguenza della votazione della mozione di sfiducia. Però non è sgradevole perché questa si chiama democrazia. Se il Parlamento, una parte del Parlamento, no, ma ovviamente il suo giudizio, guardi... il suo giudizio, io non ho chiesto che il padre della Boschi venga in aula. Noi abbiamo chiesto che si voti in aula una mozione di sfiducia per capire quanti pensano che il conflitto di interessi, e lo ripeto, che significa concorrenza sleale, significa che si fanno provvedimenti certo, a favore di determinate aziende piuttosto che altre. Però la ministra Boschi, onorevole Di Maio, ha detto andiamo in Parlamento per l'appunto e vediamo chi ha la maggioranza. Bene. Chi voterebbe la vostra mozione, secondo Beh, lei? Le opposizioni hanno dichiarato che sono... che
voteranno la mozione di sfiducia. Adesso bisogna capire se la mozione di sfiducia sarà congiunta oppure sarà singola, e non tutti la possono presentare perché la Lega per esempio non può presentarla. Ma io lo dicevo prima e lo voglio ribadire, questa è una prova dei fatti per quanti nel PD hanno parlato per anni di questa storia del conflitto di interesse, lo stesso Renzi, e poi in questo caso ci dicono che non esiste il conflitto di interesse. Allora facciamo dei paragoni col passato, vediamo quando criticavano Renzi, quando criticavano, scusate l'apsus, Berlusconi, che era al Ministero dello Sviluppo Economico e aveva i figli avevano le aziende di telecomunicazione. Ma mettere, per favore, scusi, che facciamo un paragone? Cioè, questo lo può fare un grande scrittore come Saviano. Non c'è nessun paragone che non regga. Qui abbiamo una figlia che è nel governo e il governo fa i provvedimenti per la banca dove era il padre e il fratello. Lì abbiamo il padre che faceva provvedimenti in favore delle aziende dove c'erano i figli. Queste due cose, ora lei, io immagino che lei la pensasse uguale anche a quei tempi. Io sto dicendo che c'erano le persone in Parlamento a quei tempi che io guardavo dalla TV e dicevano che il conflitto di interessi era un problema dell'Italia. Adesso li mettiamo alla prova dei voti nel PD e vediamo quanti veramente fanno i fatti e quanti parlano soltanto. Però...